Giorno di Stadio News e Studio Marco Cullà. Carrello tirato su, procedure di volo ultimate, manca solo l'ok dal comandante per il decollo. Il processo sembrerebbe essere completato, il Palermo è pronto a volare, ma la pista non è al Barbera, bensì a Livorno, al Picchi, un campo insidioso, ma non inespugnabile. Del resto in Serie A ormai tutto è possibile. Walter Zenga lavora con effimera calma, lui è uno che anche nelle sedute ci mette passione, grinta e intensità, qualità che vuole iniettare al suo Palermo. Intanto procede ancora quel maledetto mal di trasferta. La cura però è già stata prescritta, adesso serve la pratica. Allenamento mattutino quest'oggi per il Palermo in attesa della gara di domenica al Picchi contro il Livorno. Buone notizie per Bresciano, il centrocampista è tornato a lavorare con il gruppo, ma domenica non potrà essere in campo perché avendo declinato la convocazione della sua nazionale non potrà essere schierato dal suo club d'appartenenza. È tornato Morganella, mentre nel pomeriggio torneranno Goyan, Chiera e Michelizze. Questi ultimi due sono rimasti a riposo. Domani pomeriggio toccherà a Cavani, il suo impiego contro il Labronici è in dubbio e potrebbe quindi scattare l'ora di Igor Buda. Modulo confermato ancora in campo, il 3-4-1-2. Voglia di tornare a segnare, Igor Budan sta sempre meglio, vuole ancora spazio, sentiamo. Sono a posto, sto bene, sto crescendo nella condizione e niente, spero di continuare come sto facendo. Il modulo ci ha dato i risultati, penso che tutti abbiamo visto un Palermo da un po' di tempo che non ha fatto una partita così importante, così forte, adesso sono cavoli nostri, adesso bisogna continuare così e dimostrare anche con le squadre tra virgolette piccole lo stesso gioco, stesso impegno e soprattutto stesso risultato. Nuovo stadio e bilancio, parla calcio parlato l'amministratore delegato a Rosanero, Rinaldo Sagramola. Partiamo oggi con la legislazione vigente, arriveremo probabilmente nel 2016 che metteremo la prima pietra, questo vale per Palermo, vale per tutte, vale per tutti, no? Non solo per Palermo. Se invece la legge sugli stadi di cui parliamo prima, il disegno di legge sugli stadi, vede la luce entro la fine dell'anno e più e meglio addirittura le regioni interessate, in particolare la nostra per quanto ci riguarda, dovessero dichiararsi e dimostrarsi sensibile alle opportunità con che la realizzazione di un nuovo impianto sportivo può offrire e quindi accelerare di per loro questo percorso autorizzativo, è possibile anche che in 6 mesi, 9 mesi si arrivi ad ottenere i permessi necessari per cominciare i lavori. Da lì poi ci vorranno un paio d'anni. Attraverso le colonne di Tutto Sport, l'attaccante del Palermo Fabrizio Micoli ha espresso un giudizio sulla copertura mediatica di cui gode la compagine rosanero. Ho la sensazione che questo Palermo sia un po' snobbato, ha detto. Fino a poco tempo fa non capivo i motivi, poi ogni giorno apro i giornali e trovo la spiegazione. Il Palermo viene dopo una decina di squadre. Quello in programma domenica all'Ardenza, il 41esimo confronto tra Livorno e Palermo. Nei 40 precedenti, bilancio favorevole ai rosanero che hanno vinto 17 volte e pareggiato 13 incontri. 10 invece le vittorie degli Amaranto. Anche nel computo totale gol fatti subiti, i rosanero sono in vantaggio per 58-49. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.